Buonasera, l'Abruzzo 2 giorni fa è rimasto totalmente isolato da Roma. Questo isolamento si è completamente risolto soltanto questa mattina. Sono state 48 ore che ci hanno messo di fronte a tutta la nostra fragilità nel sistema di collegamenti, nel sistema autostradale e hanno ancora una volta portato alla ribalta tematiche delle quali ci occupiamo a livello di cronaca nei nostri telegiornali e su cui io voglio fare questa sera un po' il punto. Sono tutte tematiche che sono in qualche modo collegate tra di loro e hanno un filo comune, che è quello, il punto di vista dal quale, ma non sarà l'unico, affronteremo il ragionamento nel corso dei fatti e delle opinioni di questa sera. Vale a dire la tempesta perfetta su un settore in particolare, quello dell'autotrasporto. Autostrada per Roma già caratterizzata da una serie di rincari che sono stati più volte evitati e che si ripropongono alla vigilia dell'estate, la tempesta perfetta del caro gasolio, oltre alla difficoltà di approvvigionamento di materie prime, la difficoltà legata sul nostro territorio alla persistenza dei cantieri sull'A14 che rendono i tempi di percorrenza non competitivi e le richieste di incentivi e anche le promesse che sono arrivate da parte del governo per una categoria che ha la canna del gas, così come quella della marineria con la quale ci siamo confrontati l'altra settimana. Ecco, oggi accendiamo i riflettori sull'autotrasporto, ma per parlare di noi tutti, perché sono problemi che riguardano tutti noi, come cittadini, come utenti, come consumatori. La trasmissione di questa sera vede ospiti il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Buonasera Caruso. Buonasera. Che è appunto presidente anche dell'Unione Province Italiane per l'Abruzzo e che insomma, sui temi dell'autostrada è in prima linea nel confronto con il Ministero e con tutti gli altri interlocutori. Luciana Ferrone, che è vicepresidente nazionale CNA FITA. Buonasera Luciana Ferrone, che è anche un abruzzese, quindi riveste un ruolo nazionale di rilievo, oltre ad essere presidente regionale della stessa sigla dell'autotrasporto. E Alberto Corraro, che è il presidente di Adiconsum della provincia di Pescara. Buonasera Corraro. Buonasera a tutti. Punto di vista ovviamente dei consumatori e degli utenti. Abbiamo in collegamento Zoom già il collega amico Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, che ci parlerà delle dinamiche nazionali e internazionali del settore. Buonasera Leopoldo. Ciao a tutti, buonasera. E avremo tra poco anche collegata la sindaca di Carsoli Velia Nazzaro. Insomma, parleremo di tanti temi. Io vorrei aprire in generale, prima di entrare nel punto nevralgico dell'incidente dell'altro giorno e dell'autostrada 24, però della tempesta perfetta, appunto. Ecco, vorrei che Luciana Ferrone ci introducesse un suo giudizio circa l'appropriatezza di questo titolo che abbiamo dato alla trasmissione rispetto allo stato d'animo e alla reale vita contingente delle aziende di autotrasporto della nostra regione in particolare, perché esiste un caso nazionale ma esiste anche un caso Abruzzo legato proprio a queste infrastrutture che si aggiungono con le loro difficoltà al lavoro quotidiano di chi vive sui camion e fa vivere famiglie intere del lavoro di autotrasporto. Ferrone. Certo, tempesta perfetta, è perfetta, il titolo è veramente perfetto. È una tempesta dal quale però non si scorgono grossi chiarori, perché la nostra è una categoria veramente estremamente penalizzata sotto molti punti di vista. Parliamo di caro carburante, ma quando sappiamo benissimo che non è solo il carburante, è la di blu, sono le gomme, sono i mezzi, sono i ricambi, e tutto è lievitato in una maniera tale che diventa impossibile continuare a gestire alle stesse condizioni questo settore. Parliamo delle autostrade, del rincaro, dello spauracchio del rincaro pazzesco che è in previsione già dalla prossima estate. Parliamo della committenza che a sua volta è preoccupata, perché c'è tutto un rincaro energivoro dietro queste grandi imprese, quindi il famoso fuel surcharge che è stato introdotto con l'ultimo
l'ultimo decreto dal governo, non è sufficiente a coprire i costi di inflazione che ci sono stati e gli aumenti proprio estremamente esagerati che questa categoria sta subendo. La nostra regione inoltre è anche penalizzata perché abbiamo una situazione sulle autostrade che è quella che è, quindi per noi, per raggiungere e superare le Marche, non si sa più quanto tempo ci impieghiamo, e questo significa ore di guida in più, significa non arrivare in tempo con le consegne, significa spreco di soldi e di costo di manodopera. È una situazione che secondo me andrebbe affrontata veramente di petto e in una maniera assolutamente molto più incisiva rispetto a come è stato gestito fino adesso. Non è possibile pensare che una categoria che muove l'Italia, perché l'Italia è mossa dai TIR. Il trasporto intermodale in Italia è veramente relativo, o perlomeno al nord ancora di più funziona, ma sulle traiettorie a lunga distanza, cioè quello che collega il sud e il nord, non abbiamo una rete di infrastrutture sufficiente a garantire un percorso intermodale. Quindi è una categoria che va assolutamente in qualche modo inquadrata in una crisi così profonda, in una tempesta così perfetta come questa. Ci dia un dato, io l'ho chiesto l'altra volta quando parlavo con la marineria, quanto costasse a livello di carburante un'uscita in mare. Mi dicevano fino a qualche mese fa pagavamo 1200 euro per il pieno ad un motopesca, adesso questa cifra è arrivata a 2000 euro. Quanto spende un autotrasportatore per poter fare un viaggio, Ferrone? E quante aziende rischiano di chiudere i battenti, familiari o anche un po' più strutturate, nella nostra regione? Ecco, allora, una cosa veramente drammatica è che tutta la microimprenditoria, cioè tutta quella gente, tutte quelle aziende che sono monoveicolari o che hanno pochi veicoli, sono destinati a soccombere a questa crisi. Perché? Perché vivono soltanto del trasporto. Rispetto a una grossa organizzazione che intanto ha più potere nei confronti della committenza e poi ha anche altre fonti, no? Nel senso, per esempio, come la nostra azienda fa anche logistica, quindi gestione di magazzini, e fa anche altro. Tutta questa categoria e quindi tutta questa popolazione che fa trasporto in una maniera imprenditoriale non troppo costruita, non troppo strutturata, è destinata a scomparire, e questa è una tragedia, perché per esempio in Abruzzo la maggioranza delle aziende di trasporto sono costituite da microimprese. Non può assolutamente andare avanti in queste condizioni. Certo. Un trasporto costava di media, facciamo un esempio banale, no? Che è una tratta molto seguita, da Pescara a Milano costava tra incidenza carburante, autostrada, costo dell'autista, costava 700 euro, ok? Su un prezzo che poteva essere 750, 800 come tratta. Oggi costa 1.400, 1.500. Non si può pensare di ripercuotere sulla committenza raddoppiando il costo. Nessuna committenza è disposta, nessuna azienda, nessuna industria è disposta a... E così soccombono i più piccoli. E così i più piccoli soccombono, sì. Chiaro. Chiaro, meccanismo economico molto chiaro da comprendere e noto anche al nostro Leopoldo Gasbaro, che io voglio coinvolgere da subito, perché si dice, parlando appunto del tema nazionale, poi parleremo anche dell'Abruzzo, che la colpa è dell'inflazione, ma l'inflazione sale, ma non è uguale per tutti, Leopoldo. Non sale, non è uguale per tutti, assolutamente, hai detto benissimo Carmine. Sale non dipende da nessuno in questo momento, ma non dipende neanche dalla guerra. La guerra la sta accelerando, l'inflazione era già in forte salita prima che tutto questo che stiamo vivendo scoppiasse. Sicuramente il tema inflattivo è stato determinato dal lockdown mondiale. Cioè, tanto per darvi un ordine di grandezza, tu stai parlando di trasporti, Carmine. Quello che è successo è come se noi avessimo fatto viaggiare tutte le merci del mondo, tutte le aziende, su un'autostrada. Immaginate un'autostrada a 30.000 corsie e immaginate che a un certo punto questa strada, in cui viaggiano imprese, servizi, persone, famiglie, tutto quello che è produttività mondiale, venga stoppata di colpo. Quindi immaginate questo mega ingorgo dove tante aziende sono fallite, macchine che hanno bruciato la frizione, il motore, poi togli l'ingorgo dopo qualche mese e non tutto l'ingorgo è stato tolto, perché poi a macchia di leopardo qualche zona del mondo è rimasta chiusa,
a un certo punto, mentre ripartiva lentamente tutto il mondo, ci sono stati delle richieste di servizi, di produzione, di beni, triple rispetto a prima della chiusura, perché poi quando ci hanno liberato, tra virgolette, noi volevamo tutto e subito. Quindi c'è stata un'iperproduzione, tant'è vero che io a settembre dell'anno scorso scrissi un articolo, e tu te lo ricorderai perché ne parlammo anche in una trasmissione tua, in cui parlavo di carenze di gas, di grano, non so se ti ricordi, sì. Qualcuno, Angelo Caruso, che non è solo il presidente della provincia, è un caro amico e oltretutto il sindaco della città in cui risiedo, Castel di Sangro, per cui ne abbiamo parlato spesso. Io dicevo: comprati un po' di pasta, metti un po' di pasta da parte perché il grano sparirà. Poi il grano, te lo ricordi, no Angelo? Come no, assolutamente. E stiamo parlando di settembre. Adesso non gli la dieta, per la verità. Sappiamo dove andare a prendere la pasta allora. Sicuramente. Però il concetto è questo, il concetto è proprio questo: la richiesta di beni che noi abbiamo avuto e voluto ha creato degli ingorghi in quella che i tecnici chiamano supply chain, ma dobbiamo essere un po' più terra terra, è la catena produttiva mondiale, è quella che ti permette dall'inizio della produzione di un bene fino a quando quel bene arriva, che ne so, se è un bene alimentare, per esempio sulle nostre tavole. Ecco, pensa Carmine, tu stai parlando di trasporti. I trasporti, la stragrande maggioranza dei trasporti nel mondo avviene attraverso il mare, su navi che arrivano nei porti, scaricano i container. Mediamente le navi prima stavano in attesa di entrare nei porti un giorno o due, siamo arrivati anche a 27-28 giorni di attesa prima di scaricare. I due porti più importanti al mondo dal punto di vista economico sono Long Beach e Los Angeles. E pensate che i noleggi dei container sono passati da $400-500 a $27,000. È normale che tutti questi costi poi piano piano si scaricavano su tutte le attività, e questa roba qui poi ha generato l'inflazione di cui stiamo parlando. Naturalmente il gas rappresenta uno degli elementi più importanti. Se noi andiamo a vedere, ieri è uscito il dato inflattivo italiano del 6,7%, è un dato altissimo, non ce l'avevamo dal 91, ma noi con l'inflazione abbiamo combattuto già in passato, e che purtroppo o per fortuna da 40 anni a questa parte sembrava un elemento che non dovesse essere più considerato. È stato anche alimentato dalla tanta liquidità che è stata immessa sui mercati, però quella liquidità serviva a sostenere le imprese, le famiglie durante il blocco. Noi, ecco, ma adesso come incide sulle varie attività questa inflazione, in particolare sull'autotrasporto? Allora, una persona che fa l'autotrasportatore, che quindi usa moltissimo la macchina, se l'inflazione media, abbiamo visto, è del 6,7%, una persona che invece usa tanto l'energia dal punto di vista degli idrocarburi soprattutto, quindi gas e carburanti per auto, arriva anche ad un'inflazione che può sfiorare il 15, il 16, il 20%, cioè un'incidenza molto più alta, e ognuno ha la sua, quindi come giustamente dicevi tu all'inizio della tua domanda. E questo incide anche sui nostri portafogli finanziari. Perché l'inflazione, io ho fatto un articolo proprio stamattina che è uscito, il mio editoriale che esce sul giornale ogni venerdì nella pagina economica, è un trafiletto di 30 righe dove parlo di come l'inflazione sia una sorta di roditore. Immaginiamo il nostro denaro è un pezzo di formaggio, e c'è questo roditore che, a seconda del valore che noi abbiamo dell'inflazione, oggi siamo al 6,7%, ci prende un pezzettino ogni anno del nostro formaggio, e prendendoci un pezzettino del nostro formaggio, pensate che con il dato attuale noi in circa 9 anni e mezzo avremo una decurtazione del nostro valore dei risparmi che abbiamo da parte. Se non li facessimo crescere, perderemo la metà del valore. Allora ora bisogna stare attenti anche a come si investe, a dove si tengono i risparmi. Ci vuole un'attenzione a talmente tanti parametri che la vita è diventata complicatissima. Okay. Però allora, siamo alle viste, Carmine, poi ti lascio la parola, di un periodo di fortissima crisi. Questo le persone devono metterselo in testa. Prima si diceva il trasporto su auto, il trasporto su gomma ha fatto la storia d'Italia. Probabilmente tutto quello che conoscevamo, Carmine, va ripensato.
perché in Italia dovranno essere riportate le industrie, perché la globalizzazione è finita con quello che sta succedendo, e più si allungano i tempi di guerra, ma anche gli equilibri dopo saranno difficili da mantenere. Noi rivedremo ricostruite le fabbriche in Italia, ci vorrà del tempo, ma le rifaranno. Noi vedremo un investimento sull'energia nel mondo che sarà straordinario. La transizione energetica sarà pesante, sarà difficile. Sentivo Lutwak qualche giorno fa in una trasmissione dire: gli italiani dovrebbero mettersi il maglioncino, abbassare un po' la temperatura dei termosifoni. Purtroppo sarà così. Noi abbiamo vissuto ad un tenore di vita come paese molto più alto di quello che ci potevamo permettere. Stiamo andando incontro ad una serie di ristrettezze molto forti, che però presupporranno ad una crescita di nuovo molto forte, perché ogni volta che ci sono dei rallentamenti, poi la gente, dico sempre che nel mondo ci sono miliardi di persone che si alzano tutti i giorni con l'idea di migliorare la qualità della vita propria e di quella degli questo, altri. E questo è, me, è l'unico spiraglio, ecco, che tu ci lasci aperto in questo, non rassicurante. Hanno sempre fatto una brutta fine, Carmine, hanno sempre fatto una brutta fine, la storia. La vedremo anche in questo caso. Grazie, grazie. Sentiamo più tardi Leopoldo, tra poco avremo in collegamento anche la sindaca di Carsoli, ma intanto, perché parleremo dei pedaggi, ma lo faremo dopo gli interventi di Corraro e di Caruso su questo tema. Corraro ci darà appunto il polso, il punto di vista dei contribuenti, dei cittadini, degli utenti, insomma, nei vostri sportelli quotidianamente lamentano i prezzi dell'inflazione, che riguardano anche i costi dei carburanti, che a loro volta affrontano. Adesso abbiamo un mese di sanatoria da parte del governo sulle accise, ma insomma la benzina era arrivata a 2 euro al litro, il gasolio ugualmente. Insomma, non è un momento facile per il bilancio familiare, Corraro. Ma insomma, sono tempi aridi. Chi mi ha preceduto ha inquadrato bene, ha scattato una fotografia nitidissima dei tempi aridi che viviamo, e l'ultimissima parte parlava di un rimbalzo, e quindi io, non essendo un economista, non avendo le qualità per esprimermi in tal senso, traduco dicendo: dopo la tempesta tornerà il sole. E se questo voleva dire Gasbarro, se ho colto nel segno. Comunque, salutiamo anche il sindaco Nazzaro. Ci auguriamo, sì. Non sarà un rimbalzo di breve, su questo certo, non certo. C'è da passare un po' una nottata un po' più lunga di quelle che abbiamo vissuto in passato. Sì, ma infatti, ecco, proprio questo volevo dire. Tornerà il sole, ma adesso non c'è il sole, quindi è necessario uno sforzo di tutti, la parte politica, i corpi intermedi, per superare questo momento, questa fase per certi aspetti anche, diciamo, angosciante, ecco, perché rilevo attraverso, diciamo, le nostre sedi anche un sentimento di rassegnazione, per così dire, perché si viene colpiti da una bruttissima emergenza sanitaria, da una pandemia, ci si sta riprendendo, ed ecco qui che arriva un altro colpo mortale, diciamo, gli eventi bellici non molto distanti da noi, e quindi è chiaro che il sentimento è quello lì, della rassegnazione, della paura, anche della disperazione. Adesso, insomma, però questo noi come associazione vediamo sulle nostre scrivanie passare bollette incredibili, ma non soltanto quelle delle famiglie, ma anche delle imprese, perché arrivano anche con il nostro fondo antiusura. E affrontiamo anche queste problematiche qui, l'indebitamento, il sovraindebitamento, una conseguenza della situazione difficile economica. Ecco, tutto è a cascata,
Sentivo ieri una cosa particolare, ecco, una banca ha ricevuto una bolletta di 17.000 euro quando nello stesso periodo era di 9.000 euro. Ecco, queste sono le situazioni che riscontriamo. E, per esempio, un'altra situazione che ci viene segnalata dalle famiglie è, oltre diciamo agli aumenti delle bollette, il timore di uscire per acquistare prodotti, per fare la spesa e non comprare più nulla, perché i prezzi dei prodotti alimentari, che sono alla base della nostra, stanno crescendo. L'inflazione al 6-7% lo registra, ma tendenzialmente ci saranno altri aumenti. Sentivo dire dalla grande distribuzione: abbiamo esaurito le scorte, quindi torneremo ad acquistare per ricaricare i nostri banconi, e i consumatori, i cittadini, probabilmente troveranno altri aumenti. Sì, sì, di ogni tipo. Sentivamo i panificatori, ecco, altro, insomma, cioè c'è tutta un discorso generalizzato. Situazione, insomma, davvero difficile. E penso quindi alle nostre famiglie, davvero non possiamo che, insomma, sforzarci tutti insieme, sperando che finisca al più presto comunque questo conflitto, che ha aggravato una situazione che Gasbarro diceva già essere presente, questa fiammata inflazionistica. Ma sicuramente dobbiamo tener conto di un fatto: sarà ancora dura per molti, con quali conseguenze poi per i bilanci familiari. Ecco, ho già detto il sovraindebitamento, c'è adesso un blocco delle rate dei mutui e dei finanziamenti, no? Questo ben presto, questo tappo salterà, si dovrà riprendere a pagare i mutui, le finanziarie. Ecco, ci sono tante, scenario molto allarmante. Sì, siamo accerchiati. Scenario al quale la politica deve dare risposta. Siccome c'è l'unico politico qui che non è quello che può risolvere da solo tutti questi problemi, noi lo teniamo un attimo in attesa prima di una breve pausa pubblicitaria, così facciamo un discorso più articolato, facciamo chiudere a Caruso su questo argomento e poi entriamo nello specifico anche con la sindaca Nazzarro della situazione autostradale. A tra pochissimo. Siamo tornati in trasmissione, stavamo un po' delineando lo scenario dell'inflazione in generale, dei temi che investono l'autotrasporto in particolare, ma un po' tutti anche, come abbiamo sentito, i cittadini, le famiglie, i consumatori, le imprese. Il presidente della provincia dell'Aquila, il presidente Lupi Abruzzo, Angelo Caruso, ovviamente non è una controparte rispetto a questi problemi, che non penso possa ambire di risolverli da solo, ma insomma è anche un altro testimone di quanto avviene, perché quando parliamo di strade parliamo di una competenza provinciale, quando parliamo anche di lavori pensiamo a quelli nelle scuole, pensiamo ai cantieri che le province e gli enti locali tengono aperti. Ebbene, anche su questo scenario, mi diceva a microfoni spenti prima della trasmissione Caruso, si addensano nubi legate ai rincari e alle dinamiche nazionali, internazionali e anche locali di cui stavamo parlando. Ecco, dal suo punto di vista, quello dei cantieri per esempio, cosa sta avvenendo in una provincia in cui si sta lavorando, si è aperta anche in gran parte una forte spinta sull'edilizia per la ricostruzione post terremoto? Sì, io aggiungerei purtroppo una marea di altre criticità che sicuramente oramai si riverseranno sui tavoli di crisi regionali e nazionali. Intanto, diciamo, il rammarico è che si è messo a punto tutto sommato un programma di grande rilancio, che è il PNRR, che riguarda sostanzialmente tutta l'Italia, ma riguarda in particolare il Sud, quindi una speranza importante che purtroppo, io ho la netta sensazione, dovrà in qualche modo segnare il passo, non fosse altro perché purtroppo
le attività cantieristiche risentiranno pesantemente. Partiamo dalla cosa più semplice, cosa che tutti si aspettano con diciamo, il cessare dell'inverno, gli asfalti. Infatti hanno subito degli aumenti mostruosi. E gli affidamenti oggi diventano davvero complicati, non ci sono imprese che rispondono alle gare perché hanno il timore che quel prezzo sia davvero provvisorio, legato a una giornata, al massimo a una settimana. Quindi diciamo la programmazione delle opere pubbliche subirà una battuta di arresto. Ma a meno che non passi il Giro d'Italia. Quelle, diciamo, è l'unica speranza per molti sindaci. Il Giro d'Italia passa su tutte le strade d'Italia, passerà su alcune strade. È l'unica speranza per molti sindaci di vedere asfaltate le strade. E anche quelle probabilmente subiranno un'azione un po' più contenuta, più limitata rispetto alla generosità del nero che si usava una volta. Allora, quindi è chiaro che rispetto a una prospettiva di grande speranza, noi abbiamo lavorato tutto l'inverno, abbiamo messo a punto tutto il sistema, ovviamente dalla pubblica amministrazione che ha fatto convergenza sulla regione e sulle regioni e sullo Stato per questo grande progetto di rilancio delle infrastrutture, quindi un investimento importante che ovviamente doveva trovare pronto il sistema produttivo per essere tradotto poi in realizzazioni importanti. Questa è una incognita pesante che grava su questo tipo di prospettiva. Queste prospettive talvolta erano legate alle criticità, esempio quelle autostradali, quelle legate a qualsiasi infrastruttura di tipo viario e anche ferroviario. Quindi oggi rispetto a questo quadro noi stiamo facendo valutazioni, sono valutazioni talvolta di buon senso più che valutazioni di grandi strategie, perché siamo legati a meccanismi rispetto ai quali la nostra non è una posizione determinante quando si può in qualche modo negoziare qualcosa. Quindi su questo scenario stiamo adottando misure precauzionali che sono quelle un attimo di attesa e verificare cosa effettivamente si potrà svolgere, ma soprattutto quello che si riesce a mettere a punto in un breve periodo per poi tradurlo in... Ma c'è anche un tema legato alla logistica nel reperimento delle materie prime dovuta alla crisi dell'autotrasporto. Noi abbiamo, che investe le aziende che lavorano con voi. Ma già quelle dirette direttamente collegate ai materiali base, che sono ferro, asfalti, e per esempio laterizi, che tra l'altro dall'Ucraina le imprese che producevano mattoni sostanzialmente importavano la materia base dall'Ucraina, quindi praticamente anche qui c'è stato uno stop, quindi fabbriche che hanno sospeso la produzione, quindi è un rebus davvero complicato. Io credo che veramente gli effetti concreti ancora non li vediamo su questo campo, perché quando c'è l'attesa della ripartenza in realtà non partirà. E c'è il rischio di un fallimento del bonus, super bonus? Sì, questo è un incognito. Già si erano evidenziato lo scorso anno scarsezza di imprese, di operatori del campo che avevano ovviamente ricevuto questa mole di richieste di realizzazioni che insomma avevano in qualche modo anche qui determinato un effetto sui prezzi e quindi sull'inflazione. Oggi credo che sia proprio nella sostanziale impossibilità di poter ricevere affidamenti, sempre con l'incognita del prezzo e della effettiva possibilità di realizzare questi interventi. A me quello che preoccupa seriamente sul tema del titolo della serata è quanto tutta questa vicenda può incidere sugli interventi indispensabili, quelli urgenti sui quali c'è poco da discutere, bisogna provvedere. E su questo tema gravano, come ho già detto, delle preoccupazioni, perché noi non possiamo minimamente dilazionare quello che in realtà è urgente e costituisce pericolo, minaccia. Sulla famosa autostrada di cui parliamo, e sono previsti interventi su 200 viadotti. Sì. Stiamo parlando di una cosetta che tutte infrastrutture che hanno una data oramai di oltre 50 anni, l'Italia, se andiamo a fare un'analisi proprio banale, ha un'epoca nella quale si è infrastrutturata tutta e tutta questa consistenza di infrastrutture oramai ha raggiunto pure un periodo storico. Il ciclo vitale del cemento armato? Anche quello, quindi va revisionata integralmente con le logiche di oggi. Poi non dimentichiamo che le tecniche costruttive, le normative di sicurezza dell'epoca non sono quelle di oggi, quindi l'adeguamento, come vedete anche sui guardrail che si sta facendo sull'autostrada, non è una cosa semplice, e si fa col ferro, e il ferro purtroppo
c'ha questa criticità che conosciamo bene, quindi tutta una serie di problematiche che non sarà facile risolvere. Io mi auguro davvero, e peraltro insomma vi aggiungo pure una considerazione di fondo, noi che speravamo proprio di realizzare gli interventi diciamo con un paradigma di costi ai quali più o meno eravamo pronti e abituati, rischiamo che con il milione di euro che si assegna all'amministrazione ci esce ben poco. Questa è lo crediamo. Una considerazione finale. Allora, considerazione che però è finale e allo stesso tempo introduttiva, perché io ringrazio di questo Caruso, del tema centrale che riguarda la notizia di attualità degli ultimi giorni, su cui coinvolgo subito la sindaca di Carsoli, Velia Nazario. Ecco, un disastro scampato, perché poteva essere un disastro quello che è accaduto a Roviano esattamente due giorni fa. Una situazione rimediata, come diceva il presidente Caruso, insomma urgenza, la notte scorsa, che ha evitato provvisoriamente che l'Abruzzo fosse isolato nei confronti della capitale, perché per due giorni sostanzialmente non si è potuto andare dall'Abruzzo a Roma sull'autostrada, che è la principale, conoscendo la situazione della ferrovia, è più rapida via di comunicazione. Ma sicuramente tutti quanti adesso l'avevo detto, l'aveva detto anche Strada dei Parchi, lo aveva il commissario, lo sapeva, poteva accadere, la sicurezza è quella che ci ha appena descritto il sindaco Caruso. In tutto questo contesto adesso non è ancora definita però la questione dei pedaggi. Allora, come scrive la qui presente Luciana Ferrone, parlare di rincari dei pedaggi in questo momento in cui accadono queste cose su quell'autostrada, con quel genere di servizio e anche con quella situazione un po' traumatica per chi la imbocca, è veramente, sembra una barzelletta, si sfiorerebbe il ridicolo. Cosa ne dice lei, sindaca Nazzaro? Buongiorno a tutti, grazie intanto dell'invito. Noi io parlo al plurale perché parlo a nome di oltre 100 sindaci amministratori di Lazio e Abruzzo. Sono più di 4 anni che chiediamo l'attenzione su un tema importante, i pedaggi e la sicurezza sulle autostrade A24-A25. Purtroppo quello che è successo l'altro ieri a Roviano non fa altro che confermare quello che abbiamo detto, che diciamo ormai da anni, e crediamo che sia ormai il momento di che il governo, il ministro, pongano veramente la giusta attenzione su un problema così importante, la sicurezza, l'importanza di questa rete autostradale. Noi di fatto qui per due giorni siamo stati tagliati fuori dalla capitale, perché veramente raggiungere Roma è stato praticamente impossibile, perché tutto il traffico autostradale è stato convogliato sulla Tiburtina da Vicovaro Mandela a Carsoli, una strada che non è assolutamente in grado di accogliere decine e decine di tir. Io non so, ecco, per chi la conosce sa benissimo che il tratto che collega la Tiburtina, che collega Arsoli a Carsoli, è una Tiburtina che non consente a tratto il passaggio di un solo tir, figuriamoci e doppi tir nel doppio senso di marcia. E gli autobus di linea poi per gli autobus di linea per i pendolari che lavorano. Gli autobus di linea, quindi gli autobus tra l'altro o utilizzano la Tiburtina, quella per Vicovaro Mandela, oppure l'autostrada, quindi anche gli autobus di linea sono stati tagliati fuori. I treni, la mobilità quindi con i treni è comunque inadeguata, perché per raggiungere Roma da Carsoli si impiega anche con il treno 1:50, quindi e non ci sono molti molti treni, quindi veramente forse è arrivato il momento di capire che bisogna investire su questa autostrada, che poi tra l'altro non è altro che investire sulle famiglie, sui nostri territori, i territori di Lazio e Abruzzo. È triste dirlo, però purtroppo diciamo molti interventi ci sono stati soltanto a seguito di tragedie, soltanto quando succedono fatti di questo
di questa natura, di questa portata, e fortunatamente qui la tragedia non c'è stata, ringraziamo che non c'è stata la tragedia. Lei peraltro, sindaca, era passata su quell'autostrada poco prima che avvenisse questo movimento. No, io dovevo prendere l'autostrada, stavo entrando in autostrada quando hanno bloccato, per dire proprio dovevo andare poco dopo, insomma. E ho cercato di prendere, di andare quindi a Vicovaro per prendere l'autostrada, ma non ci sono riuscita perché era tutto bloccato, quindi sono tornata indietro, è stato impossibile andare a Roma. Io ho potuto rimandare, ma c'è stata gente che invece aveva necessità di andare a Roma per cose serie e urgenti e comunque non è riuscita ad andare. Quindi forse è il caso che adesso qualcuno si renda conto dell'importanza, diciamo. Sindaco, quando dice qualcuno si renda conto, io giornalista so che per la sicurezza di quell'autostrada mi pare che ci siano due, forse anche tre commissari nominati. C'è il commissario, abbiamo il commissario per la sicurezza. C'è il commissario del traforo del Gran Sasso e c'è un altro commissario ancora perché Strada dei Parchi è un commissario ad acta per il contratto di servizio tra Strada dei Parchi e il MIT. Insomma, perché voi dite il governo quando ci dovrebbe essere un commissario che fa quello che ha fatto stanotte Strada dei Parchi, alzare un muro e mettere in sicurezza l'autostrada? Perché deve farlo Strada dei Parchi e perché si chiama in causa da parte di Strada dei Parchi la responsabilità del comune di Roviano, che addirittura il comune di Roviano, io non so quale sia il suo bilancio, debba risolvere questo problema? Ecco, infatti, perché comunque si parla di territorialità come responsabilità, ma ci rendiamo conto che il comune di Roviano, come piccoli comuni, non hanno né le risorse né le disponibilità per fare questi interventi. Perché io mi rivolgo, abbiamo diversi commissari, abbiamo il commissario per il PEF che deve chiudere il PEF, abbiamo il commissario per la sicurezza, adesso è stato nominato un nuovo commissario, l'avvocato Corsini mi sembra, ma di fatto ai quali tra l'altro i sindaci scrivono anche, perché noi abbiamo anche scritto ai commissari senza avere nessuna risposta. Perché mi rivolgo, qualcuno deve, perché abbiamo scritto al Ministero, adesso abbiamo deciso di continuare a scrivere nuovamente al Governo. Uno dei punti fondamentali è anche questo PEF, il PEF è fermo da 10 anni e quindi si deve cominciare a capire che è il caso di investire, di trovare le risorse per questi territori, certo. Per questo parliamo, di qualcuno si deve rendere conto, insomma. Luciana Ferrone, lei ha parlato di come potrebbero gravare sulle imprese già in ginocchio per la crisi generale i rincari che potrebbero scattare dal mese di giugno, e parlarne in questo momento, essere costretti voi amministratori, voi imprenditori, a manifestare probabilmente nuovamente sotto il Ministero, nelle aree di davanti ai caselli, per aumenti su un'autostrada che è quella che ha descritto anche il Presidente Caruso, ferma dagli anni 50. È veramente una cosa, penso, anche umiliante per voi, perché non si dovrebbe proprio parlare di aumentare le tariffe per una controprestazione che è questa a livelli di sicurezza, quella che abbiamo visto e documentato in questi giorni. Ma è assolutamente impensabile, anche perché il pedaggio che collega questa autostrada è abbastanza importante, abbastanza elevato, vista la lunghezza dell'autostrada stessa. Ma la cosa drammatica, secondo me, che viene fuori, che emerge anche da questi confronti di oggi, è che non ci sono alternative. Cioè, noi abbiamo una situazione che collega la parte tirrenica alla parte adriatica di un'autostrada. Non abbiamo infrastrutture, non abbiamo una rete ferroviaria che possa trasportare merci, che possa collegare il Tirreno con l'Adriatico. Se parliamo della A1, ancora peggio. Perché io faccio questo tratto di autostrada tutte le settimane, abbiamo una sede a Piacenza, quindi tutte le settimane io la percorro in andata e in ritorno. L'autostrada è piena, cioè tutte le corsie sono occupate, è anche un pericolo continuo, infatti è cronaca di tutti i giorni gli incidenti che avvengono, ma non c'è un'alternativa, non c'è, quando parliamo per esempio di trasporto merci, io non ho una ferrovia che funziona, sulla quale posso caricare tir, rimorchi e quant'altro per espletare quello che è la consegna delle merci.
Cioè noi viviamo in una situazione, nel 2022 abbiamo una situazione di fatto gravissima, perché abbiamo una carenza di infrastrutture molto molto rilevante. E non è possibile andare avanti in questa maniera. Cioè il discorso è aumento costi, il discorso non è come vogliamo modernizzare quest'Italia, soprattutto quest'Italia del Sud, che continua sempre ad avere questo divario sempre più importante rispetto al nord. Eppure vengono stanziati tutti questi soldi, si sente parlare di PNRR, di stanziamenti, di imprenditoria, di quant'altro, ma quali sono le infrastrutture che effettivamente sono state o verranno realizzate in quanto tempo? I nostri porti non possono ricevere navi di larga stazza che possono trasportare merci. Noi, per servire la Val di Sangro, quindi le industrie lì, andiamo a ritirare la merce, e quindi qui rifacciamo l'autostrada, nei porti campani, perché i nostri porti non sono adeguati a ricevere questo tipo di navi. Dobbiamo assolutamente adeguarci, altrimenti ci sarà ancora ulteriormente, se così si può definire, un'ennesima accentuazione di divario tra nord e sud. Mancano le infrastrutture. Quindi siamo inermi di fronte a questa situazione. Cioè, se io non voglio percorrere questa autostrada che da 40 euro costerà 100 euro, non ho alternativa, perché certo. Dove passo? Allora, non c'è alternativa. Non c'è alternativa. Non c'è alternativa. Corraro, non c'è alternativa per chi deve andare la mattina a lavorare. Cioè, nel senso che ci sono migliaia di pendolari, il presidente ce lo confermerà, della provincia dell'Aquila, che ieri, per esempio, non sono potuti andare a lavorare a Roma, come ci diceva la sindaca. Questa è una inadempienza, un inadempimento contrattuale rispetto al fatto che io pago un pedaggio e sono costretto a pagarlo a fronte di questa controprestazione che è di questo tipo e che è così appunto inadeguata rispetto alle mie aspettative e anche ai miei doveri di lavoratore in questo caso. Come si risolve? Ci sarebbe uno strumento che potrebbe risolvere questa difficoltà per i consumatori? Lei mi diceva che c'è una specie di autorità, perché la possiamo chiamare soltanto una specie di autorità, sì, che su queste cose dovrebbe intervenire, anzi dovrebbe intervenire non domani ma ieri, Corraro. Sì, 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 sì. È verissimo, l'autorità per la regolazione dei trasporti creata nel 2011, ma nata per regolare e vigilare sul settore trasporti, non soltanto quello autostradale, ma qui in questa sede oggi parliamo di autostrade. E, beh, sì, insomma, all'autorità bisogna dare poteri, e poteri soprattutto sanzionatori, che adesso, oggi come oggi, sono risibili. Dunque siamo di fronte ad un'autorità senza autorità, e qui il problema nello specifico, a parte adesso la disgrazia dei massi caduti, che insomma è anche un fatto esterno all'autostrada in sé, meno male che non sia accaduto, non ci sia uscito il morto, come si dice. Ma certamente io mi chiedo, ma dovremmo chiederlo un po' tutti, finora il tentativo da parte della politica di rendere questi servizi pubblici, efficaci ed efficienti, non so qual è la situazione oggi. Cioè, voglio dire, quanto denaro è stato investito, se è corretto dire investire, non lo so, ma quanto denaro è stato trasferito alle società che gestiscono il trasporto pubblico su strada? Tantissimo. Credo fiumi di denaro. E allora dobbiamo chiederci, a questo punto forse lo Stato farebbe bene a avocare a sé questo servizio. E siamo al punto. E siamo al punto. E siamo al punto. Cioè, ma ecco,
domandiamolo, domandiamocelo, discutiamone, parliamone, se può essere un'alternativa, perché in questo periodo ci sono poche alternative, come dicevo in precedenza, siamo di fronte ad una tempesta, quando c'è la tempesta ti devi chiudere in casa, sperando che la tempesta non assuma la forma di tifone. Ti devi chiudere in casa, barricarti in casa e aspettare che la tempesta passi. In queste situazioni ci troviamo, non possiamo fare altro. Eppure, Corraro, dal punto di vista della sicurezza, per esempio, Ponte Morandi non ci ha insegnato niente, tutto quello che è accaduto dopo non ci ha insegnato niente. Io lo chiederò, dopo la pubblicità, a Leopoldo Gasbarro, perché il tema delle concessioni autostradali è un tema di rilevanza nazionale, è un tema su cui l'Abruzzo ha un ruolo molto importante, perché appunto si parla anche negli ultimi giorni, se ne è letto sulla stampa, di uno scenario appunto come quello di cui parlava il responsabile della di Consum, cioè vale a dire una ripresa della concessione da parte dello Stato, ma non in maniera forzata, magari in maniera concordata con Strada dei Parchi, con una revisione del contratto. Comunque c'è un piano economico e finanziario che è fermo ormai da anni e nessuno si mette d'accordo. Ne parliamo dopo la pubblicità con Gasbarro. Siamo tornati in studio, in collegamento a Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia. Il Ponte Morandi non ci ha insegnato niente, soprattutto tutto ciò che ha circondato anche dal punto di vista economico il discorso della concessione a Benetton, i rapporti politici con i governi, in particolare con l'ex ministro Toninelli, ma poi anche tutto quello che è accaduto e che non è accaduto negli ultimi anni, il rapporto tra lo Stato e le concessioni autostradali. Ecco, quali scenari si aprono secondo te, Leopoldo? Guarda, caro, io faccio un passo indietro, perché rispetto a questi argomenti forse sono fuori luogo dal punto di vista del tempo in cui ci troviamo. Noi dobbiamo partire da una considerazione. Primo, l'Italia è un paese fortemente indebitato, uno dei paesi più indebitati d'Europa. Peggio di noi c'è solo la Grecia. Quindi, come chi mi ha preceduto prima diceva, non so quanti soldi ci sono, effettivamente noi abbiamo un problema di restituzione di debito, abbiamo più di 2.700 miliardi di debito, quindi metà delle risorse delle famiglie italiane potrebbero essere messe a tutela di questo debito. Quindi prima considerazione. Seconda considerazione, siamo in guerra. Forse la gente non se ne accorge perché non ci sparano colpi di fucile, ma quello che sta succedendo è una guerra di una violenza dal punto di vista dell'economia che più va avanti e più peggiorerà lo stato delle cose. Cioè, dobbiamo metterci in testa che siamo in un'economia di guerra, pur non avendo per fortuna la guerra dentro casa. Allora, se non creiamo una unità di intenti, una unità di progetti, che per fortuna in qualche modo si stanno portando avanti lo stesso, no? Con il PNRR, prima si parlava tanto di Ferrovie dello Stato, io ho presenziato alla presentazione del nuovo piano di Ferrovie dello Stato, portato avanti anche dal ministro Giovannini, che è il ministro delle infrastrutture, e devo dire che lì c'è un piano con degli stati di avanzamento lavori, con delle opere che se dovessero al 60, al 50% essere messe in pratica, noi in Italia non useremo più né la macchina né gli aerei, perché tutta la serie di infrastrutture, andate a cercarvi il piano, magari se lo chiedi alla regia. No, ma certo, ma riguarda anche il nostro Abruzzo, quindi ne siamo in coscienza. Riguarda la questione del raddoppio proprio della Pescara Roma. Sì. Riguarda anche la linea Roma-Pescara. Assolutamente, anche no? Quella adriatica. È una linea. Loro stanno già lavorando a tantissime cose, però non dimentichiamo che siamo in un'economia di guerra. E quindi io credo che alcuni massi che cadono, che sono pericolosissimi, alcuni ponti, io sono passato sul Ponte Morandi 5 giorni prima che crollasse, per cui lavorando in questa zona andavo spesso in Liguria e passavo spesso da quelle parti. Per cui il tema è, noi non abbiamo solo i ponti che sono messi a repentaglio in questo momento. Quando qualcuno parlava del cemento armato dei ponti, vogliamo parlare del cemento armato dei fabbricati? Di tante città italiane, ci sono alcune città italiane che sono messe sotto
osservazione perché sono altamente sismiche, non è stato fatto nessun intervento e noi viviamo per fortuna in un'era geologicamente molto tranquilla, cosa che non è mai stata. Se leggiamo le storie di Tacito ci rendiamo conto che noi sono 2000 anni che per fortuna non succede quasi niente, anche se noi in Abruzzo poi abbiamo vissuto uno degli episodi più cruenti sotto questo punto di vista. Però noi, se non usciamo dall'idea di metterci tutti assieme in questo momento e fare corpo comune, non c'è una tempesta perfetta in Abruzzo, c'è una tempesta perfetta nel mondo. Certo, certo. Si stanno ridisegnando degli equilibri che prima esistevano e che ora saranno completamente diversi. C'è uno spostamento di potere economico-finanziario verso l'Oriente rispetto a prima che era in Occidente. L'Europa sta perdendo l'occasione, e l'ha già persa, l'occasione di essere il continente trainante dal punto di vista culturale e dal punto di vista politico. Guardiamo quello che è successo nelle ultime ore: Scholz dice una cosa, Macron ne dice un'altra, Draghi telefona al presidente Putin, non sappiamo quello che ha detto, e dopo mezz'ora Putin fa quello che ha fatto dal punto di vista dell'atteggiamento sulle riserve valutarie. Non sto dicendo che l'ha fatto perché ha parlato con Draghi, però capite che non c'è nessuna unità di intenti, e questo sta portando un disorientamento anche dal punto di vista economico. Credo che in questo momento quella delle concessioni autostradali sia uno degli ultimi dei problemi da affrontare. Però Leopoldo, perdonami, lo Stato si è ripreso le autostrade di Benetton in parte, perché poi si è arrivato si è ripreso la compagnia aerea che era privata, potrebbe riprendersi anche le autostrade Pescara-Roma. Ma io credo che in questo momento la statalizzazione, se serve a proteggere, ha un senso. Io non sono per la statalizzazione, io sono per la forza dell'impresa privata, perché secondo me le imprese private possono generare più valore dello Stato, no? Se torniamo indietro alla statalizzazione, sicuramente non ci troviamo in una condizione di libero mercato come abbiamo vissuto. Però dobbiamo anche dire una cosa, che in questo paese dobbiamo cominciare a comportarci in maniera diversa anche nei confronti di quello che poi ci mettono a disposizione, perché se fanno il 110 per le ristrutturazioni edilizie e dopo un mese dobbiamo già bloccarle perché ci sono degli elementi di disturbo, definiamoli così, allora noi in questo paese è inutile che ci lamentiamo se ogni volta che arriva un sussidio poi quel sussidio lo utilizziamo in maniera impropria o delinquenziale. Qui dobbiamo prendere atto del fatto che ci vuole un comportamento diverso da parte delle persone. Le sanzioni devono essere, ne parlava prima chi mi ha preceduto da studio, molto più solide e forti e fatte rispettare, perché altrimenti qui qualunque cosa faremo. Allora, pensa al discorso dell'energia, gas. Noi non possiamo più dare 1 miliardo al giorno a chi ci spara contro, questo è un dato di fatto. Per cui, se no, tutte le sanzioni economiche... Tantomeno in rubli, penso, no? Non ho capito. Tantomeno in rubli possiamo darglielo. Ma qui, vedi, il rublo è un'altra storia particolare. Questo qui sta mettendo sotto scacco l'Europa e la sta dividendo, perché c'è la Germania che vuole continuare a pagare comunque, perché la Germania è talmente dipendente dal gas e dal petrolio russo che se staccano la spina vanno in difficoltà, ma lo siamo anche noi. Noi abbiamo una quantità di tempo senza il gas russo che è molto limitata, però siamo andati a chiedere all'Azerbaigian, che sta a sud della Russia e che è in guerra con l'Armenia. Se noi non usciamo da questa dicotomia del cercare di investire in maniera intelligente su quello che abbiamo a disposizione, acqua, sole, mare e geotermia, noi non ne usciamo, perché poi andiamo a chiedere al Qatar e in Qatar non volevano andare a fare i mondiali l'anno prossimo, infatti l'Italia non ci va, tra l'altro, ma non volevano andare a fare i mondiali per questo motivo, poco libero, hai capito Carmine? Sì, certo. Molto vessatorio nei confronti delle donne. Allora, non possiamo essere sotto scacco, insomma, costantemente come hai detto prima, la globalizzazione così come l'abbiamo pensata finora è dobbiamo riappropriarci di valori importanti. Uno degli allarmi più grossi che c'è in questo momento in Italia, sai in quale settore è? Nel settore dell'allevamento di bestiame. Noi rischiamo di rimanere senza latte
perché tutti quelli che hanno allevamenti di bestiame, e quindi sta succedendo anche in Abruzzo purtroppo, suppongo, sì, non hanno più abbastanza capi, soldi per comprare gli alimenti degli animali. E non hanno per cui più capi. Molti allevatori stanno macellando gli animali, e una volta che hai chiuso macellando gli animali non riapri, perché 200, 300, 400 capi non li riprendi da capo in un attimo. Esatto. Per cui si sta mettendo in discussione tutto un sistema. Qui bisogna mettersi a tavolino, qui c'è bisogno di un piano Marshall in tanti settori. Angelo Caruso prima diceva tutto quello che abbiamo deciso, il milione che stava arrivando, che pensavamo poter utilizzare in maniera costruttiva, probabilmente serve a poco o nulla. E allora le autostrade, le ferrovie, noi dobbiamo trovare il modo di pensare e ripensare nel lungo periodo questo paese, non ogni tre mesi. Grazie Leopoldo. Non ogni tre mesi, perché se ragioniamo ogni tre mesi, Carmine, noi ci ritroveremo qui fra tre mesi a parlare dei massi che invece di essere caduti sull'autostrada a Carsoli sono caduti a Sulmona, sì, e allora, certo. O sono caduti a Milano, ma il problema resta sempre quello. Certo. Il problema resta un'Italia che non ha un'identità e una capacità di investire nel lungo periodo. E i politici e le persone devono imparare ad andare a votare, perché poi non si possono lamentare di chi ci rappresenta, perché non possiamo sempre affidarci ai tecnici, perché ci vuole anche la forza della politica oltre a quella dei tecnici. Certo. Grazie Leopoldo, al piacere di rivederci presto, insomma, nella nostra... Io ti saluto perché devo chiudere, sì, il immagino. Giornale di stasera, immagino. E saluto tutti immagino. Gli ospiti che sono con te. Immagino, lascio invece la linea sempre collegata a Velia Nazzaro, perché stiamo per concludere con lei e con il presidente Caruso rispetto al tema che è stato lanciato in questo secondo giro, vale a dire il futuro delle concessioni autostradali. Noi cronisticamente, sindaco, abbiamo raccolto varie prese di posizione negli ultimi tempi, insomma sembra che si possa andare incontro in ogni caso ad una svolta o a un braccio di ferro senza sosta tra la concessionaria e il ministero, oppure a una situazione di accordo per un non rinnovo della concessione ed un ritorno in mano pubblica. Secondo voi qual è lo scenario migliore per il futuro di questa infrastruttura e qual è a suo avviso anche quello che potrebbe accadere e che sperate accada? Guardi, noi onestamente abbiamo sempre detto dall'inizio di questa, diciamo, di questa avventura che ormai dura da più di 4 anni, che noi l'importante è che venga garantita la sicurezza e un pedaggio equo. Ora poi la gestione e quindi tutto ciò che c'è dietro la gestione, noi onestamente non abbiamo mai voluto dare un indirizzo o comunque una indicazione proprio. Come si raggiunge questo obiettivo? No, ma io le chiedevo solo una previsione, sì, sì. Noi abbiamo, da quello che sappiamo noi, che ci è stato detto nell'ultima riunione che abbiamo avuto anche con alcuni parlamentari di Lazio e Abruzzo, c'è stato detto che adesso il dossier di Strada dei Parchi si trova a Palazzo Chigi, quindi direttamente al governo, e che si sta, da quello che ci viene riferito, si sta valutando anche la possibilità di un ritorno della gestione di questa rete autostradale allo Stato, ad ANAS. E se questo significa pedaggi equi e sicurezza, va bene. A noi l'importante è l'obiettivo, è raggiungere l'obiettivo, ma per i nostri territori. Volevo aggiungere semplicemente una cosa a quello che ho sentito prima, cioè dire che il problema delle concessioni, dei pedaggi è l'ultimo dei problemi, chiedo scusa ma non sono d'accordo. Forse mentre si parla di grandi problemi di politica mondiale, di grandi problemi di economia mondiale, si perde un attimo di vista quella che è la realtà, che più dei sindaci nessuno la conosce, perché noi quotidianamente in questo scenario di guerra, negli ultimi anni di pandemia,
ci troviamo comunque a dover raccogliere le esigenze, le necessità, i problemi dei cittadini, dei territori che sono veramente tanti, forse nei piani alti non si rendono conto di quelli che sono i problemi reali, quindi ben venga parlare di economia, di finanza, ben venga, ma forse è ora di rendersi conto anche di quelli che sono i problemi quotidiani dei cittadini, quindi parlare di pedaggi e scongiurare un aumento dei pedaggi significa andare incontro ai cittadini che veramente non ne possono più, ed è difficile spiegare ai cittadini perché il governo pensa ad aumentare la spesa per le armi, siamo in guerra, la spesa per le armi, quando poi non ci sono i soldi per garantire la sicurezza e per ridurre i pedaggi, quindi per sostenere i cittadini. Questo è veramente difficile da far comprendere e da comprendere anche noi stessi. Quindi diciamo, portare avanti questa battaglia significa portare una battaglia di civiltà proprio per i nostri cittadini. Sindaco, quali sono le prossime tappe di questa battaglia? Le prossime tappe, noi ci siamo riuniti anche ieri sera, e intanto invieremo nuovamente delle lettere al governo, al CIPE, al ministro, con la speranza che qualcuno ci ascolti, perché accade anche questo, non abbiamo riscontro alle nostre lettere, ma non fa nulla, noi andiamo avanti. E poi il 23 aprile torneremo nuovamente a manifestare, noi non ci fermiamo, perché la nostra voce è la voce dei cittadini, questo è sicuro. E insieme a questa voce c'è anche, glielo garantiscono, quella dei consumatori e quella delle imprese di autotrasporto che sono grazie, qui in studio. Grazie. E naturalmente il presidente della provincia. In questi anni, devo essere onesta, sono stati veramente per noi importanti, abbiamo portato avanti questa battaglia insieme, noi saremo sempre al loro fianco e loro, devo essere onesta, sono stati sempre al fianco nostro. E con voi c'è anche il presidente della provincia con il quale sì, concludiamo. Presidente, come no? Presidente, come va a finire, lei che è dentro alle segrete cose della politica, come prevede che vada a finire questa eterna diatriba? Lei mi dice che il PEF non viene approvato dal 2013. Mi consenta solo una festeggiamo il decennale l'anno prossimo. Certo. Velia Nazare è stata un'eroina a tutti gli effetti in questo lo vediamo campo, perché c'era un momento in cui proprio era un po' scontato proprio buttare la spugna. Lei ricorderà bene, a Prodamma un tavolo con dei dirigenti, addirittura ricominciando a discutere da capo di una vicenda che si dava per scontato in via di soluzione, una cosa drammatica. Ricorderai bene pure tu, Velia, no? Sì, come no. Uscimmo con un'amarezza. Sì, veramente. Vabbè, insomma, comunque fortunatamente. Diciamo, per non piangere proprio. Fortunatamente diciamo, i sindaci hanno scelto una figura rappresentativa e di una tenacia straordinaria. Con questo gli va dato merito, perché se si vince sta battaglia è perché qualcuno non ha mollato. E in questo caso si tratta di Velia Nazario. Allora, tornando un po' al tema, intanto c'è un concetto da precisare. Quando parliamo diciamo, di che cosa accadrà a luglio, parliamo del 37,75% di aumento. Questo è il dato che potrebbe attendere gli utenti del tratto stradale. Migliaia di persone che tutti i giorni vanno a Roma in autostrada per fare il proprio lavoro. Sì, poi tenuto conto che c'è l'anno in corso e arriveremo al 50 ovviamente a fine anno. Detto questo, qual è il concetto che forse credo che si glissa, si eluda sostanzialmente? Allora, questa strada, insieme a poche altre autostrade italiane, quelle alpine soprattutto, è autostrada di montagna e per tali ragioni viene sottoposta a un regime di pedaggio superiore, perché si considera ovviamente più onerosa per la manutenzione. Ora, insomma, già sto concetto a me lascia un po' a desiderare. Perché? Perché se la rete unica, in qualche modo, il criterio si spalma su tutto, francamente far pagare chi è costretto a utilizzarla quasi esclusivamente mi pare veramente un criterio fuori da ogni logica. Se si fosse almeno tenuto conto della residenzialità, un concetto banale, no? Mi pare che si riferisca a qualsiasi altro tipo di criterio tributario. Ma detto ciò, ovviamente la disputa con la società Autostrade è basata su questi concetti, perché
Allora io credo che loro non mentano quando lo dico, questa autostrada a noi è sconveniente, purtroppo non ha un equilibrio economico e finanziario e non credo che sui dati ovviamente si possa dubitare, perché gli ingressi, le uscite, i costi manutentivi, quello è. Abbiamo 800 milioni di euro giacenti di investimenti sulla tratta Carsoli-Vicovaro, che giacciono, ovviamente il commissario anche lì viene sollecitato all'esecuzione degli interventi. Posto questo, io per questo dico che lo Stato forse, prima ancora di star a discutere se revocare o non revocare, debba valutare veramente l'ipotesi di una declassazione della strada normale, non a un'autostrada che abbia ovviamente i presupposti di strada di montagna e per tale più onerosa, perché questo è il concetto. Inoltre vi è da dire, questa è una tratta che collega il Tirreno Adriatico e se da un lato l'Abruzzo in qualche modo è attraversato da un'autostrada che, quando ci si lamenta dell'arretratezza delle infrastrutture abruzzese, purtroppo poi che possiamo dire che la classe diciamo dirigente in generale della regione Abruzzo penso che sia ferma una data, perché questo c'è tutto un periodo di riferimento, se vogliamo, quindi oggi ci auguriamo davvero che questo nuovo corso possa imprimere una accelerazione ma una rigenerazione del sistema infrastrutturale, tenuto conto che la mia seria preoccupazione è che ciò che si progetta oggi, caro direttore, tra 10 anni, a voler essere ottimisti, per fare una scuola ce ne vogliono 8, una scuola statisticamente parlando in Italia, quindi un'autostrada che a voler essere ottimisti ne richiederà 10, tra 10 anni probabilmente quelle infrastrutture saranno inadeguate, perché i sistemi ferroviari ad esempio non saranno quelli probabilmente che conosciamo oggi e che già in stati evoluti, parliamo della Cina, il Giappone eccetera, già non ci fanno vedere più binari. Quindi dobbiamo sperare che regga ancora, Presidente. Noi dobbiamo sperare che regga, dobbiamo sperare cominciamo a pregare, insomma. In una rimodulazione del sistema tributario di queste infrastrutture, probabilmente più in aderenza. Declassificazione. Io sarei scettico, perché se si parla addirittura di mettere il pedaggio sull'asse attrezzato, insomma, siamo fuori dalla grazia di Dio. Allora, Non capite, se noi immaginiamo, se l'equilibrio economico e finanziario di questa società non si trova a questi prezzi, probabilmente la causa è il prezzo, perché se si evitano l'utilizzo dell'autostrada, probabilmente quante scelte si fanno sugli attraversamenti di Tirreno Adriatico. Se fosse più accessibile questa tratta, probabilmente miglioreremmo anche le condizioni, ma pare pure un concetto elementare. Ma ci vorrebbe quel buon senso che spesso manca. Grazie Presidente, grazie l'ultimissima a Luciana Ferrone. Abbiamo pochi secondi per dire che cosa succederà se non arriveranno agli autotrasportatori italiani quegli incentivi che il governo, ristori che il governo ha promesso. La tempesta, il titolo di questa trasmissione, la tempesta vera, e cioè la fine di tante imprese di trasporto che erano già in affanno, imprese che hanno consegnato derrate alimentari nel periodo della pandemia, che erano sul campo anche senza mascherine, se ce lo ricordiamo bene, imprese che stentano comunque, perché è una categoria, la nostra, veramente molto, molto difficile, molto difficoltosa, e quindi la fine di tante piccole imprese, e questo non è un bene per l'economia. Quindi, di nessuno. Ora vigilate, ma siete pronti a mobilitarvi. Sì, in ogni assolutamente. Caso. Grazie, insieme a voi naturalmente anche i consumatori, le istituzioni e tutti coloro che hanno avuto voce in questa trasmissione, che aveva parlato appunto di questo tema, anche allargandoci ovviamente, come è giusto, a contesti più ampi, perché nessun problema ha una soluzione semplice, ma è sempre c'è una visione complessa. Se fosse così semplice, sindaco, la salutiamo, sindaco Nazzaro, si risolverebbe anche con qualche slogan o qualche post sui social, ma purtroppo le questioni sono sempre molto complesse. Grazie a tutti i nostri telespettatori, salutiamo peraltro da oggi anche i nostri telespettatori molisani, perché come sapete Rete 8, come tutte le emittenti abruzzesi, si vedono anche il Molise, contento il sindaco di confine di Castel di Sangro. Grazie a tutti voi, arrivederci e buonanotte.